Cari figlioli, salve e ben ritrovati nel canale, io sono Dave. Zane, che gesti stai facendo? Non fare quei gesti di bacino che poi mi compare Rocco, io lo so già. Ah no, cos'è? Ubriaco. Ma sei ubriaco? Pensavo che stessi facendo gesti strani, invece non è solamente ubriaco. Vabbè, ha bevuto un pochetto. Cari figlioli, in questo video vediamo un pochettino quali secondo me sono le armi migliori che possiamo trovare, diciamo negli ultimi DLC, comunque in via generale, le migliori tre armi da usare, che poi sappiamo che in questo gioco non esiste un parere, un concetto assoluto, bensì ogni arma, ogni mod si presta in base alla situazione, al nemico, al tipo di personaggio che stiamo usando, alla build che abbiamo, quindi è tutto molto malleabile, diciamo così. Però in via di massima ci sono queste tre armi che mi sento di consigliarvi. Io partirei subito con la migliore, la più prepotente, ossia questa pistolina. Ancora una volta le pistole sono tra le migliori armi, questa Light Show, che viene droppata, adesso non mi ricordo, diciamo nel DLC, nel terzo DLC, viene droppata abbastanza facilmente un po' da tutti i boss. Io ho farmato fino alla nausea il boss delle saune, di cui non mi ricordo il nome nonostante l'abbia ucciso circa 200 volte. Ne ho trovate un po' di tutti i tipi, ma se non sbaglio è una creatura, diciamo, leggendaria che c'è nella foresta ossidiana, Obsidian Forest. Non è il boss, è quella piccola creatura che c'è prima di arrivare dalla oletta. Io l'ho trovata un po' in tutte le versioni, forse la gelo non ho trovato, non so se esiste, però come vedete c'è quella normale, c'è quella infuocata, c'è quella acida e c'è quella elettrica. Qual è la sua prerogativa migliore? Beh, sicuramente il danno, guardate che roba, oltre 10.000 per 4, davvero tanta roba. Quindi è una pistola molto potente, e io direi che possiamo anche testarla in questa mappa, ma ripartiamo dall'inizio. Hai un lavoro da fare. Cioè, guardate che roba. Cioè, questa qui è davvero molto tosta, anche con mods che, se avete visto la build precedente, riusciamo a fare davvero tanto danno. Comunque sia, dobbiamo sparare almeno 4-5 caricatori con quella mitraglietta che utilizzo con mods. Invece con questa pistoletta qua, avete visto, ci è avuto veramente un attimo. Molto potente, però guardate la rosa come si allarga. Ecco, questo forse è il problema più grande di questa pistola, un po' come fosse un fucile a pompa. I proiettili sono efficaci quando il bersaglio è molto vicino, se si allontana guardate i colpi come vanno ad aprirsi, e immaginate quanto è difficile riuscire a fare il colpo critico con quest'arma qua. Motivo per cui quando la dobbiamo usare dobbiamo trovarci davvero vicini al nostro nemico, al nostro target. È una Vladov, e come ci ha sempre abituato la Vladov, il ratio è sempre molto alto. Infatti anche in questo caso rimaniamo sugli 8/10, vediamo un pochettino, 8,2, 8,2, 7,45, anche questa 7,45, non lo so, forse il 10 me lo sono inventato. Un altro aspetto anche molto confortante è sapere di avere molte munizioni. Guardate lì che caricatore, 35, 42, e poi il più piccolo è da 30, quindi tutto sommato abbiamo un caricatore veramente molto importante. Spara 4 proiettili, però in realtà ce ne consuma solamente uno, quindi sotto questo aspetto grande figata. Quando spariamo così, sì, si allarga. Se miriamo invece, guardate come si chiude la rosa, quindi mirando riusciamo anche a concentrare maggiormente i colpi, e nel momento in cui troviamo una pistola con lo zoom un pochettino ci svantaggia, perché tante volte zoomando non riusciamo a seguire il bersaglio magari che è vicino e in movimento. Quindi trovare un'arma così con lo zoom non è il massimo, questo tutto sommato va benissimo. Il fatto di avere così tanti colpi nel caricatore, di avere un ratio abbastanza alto, perché 8 è alto, è un'arma che si addice molto a mods, che può ripristinare le munizioni e che ha quel vantaggio di danno nel momento in cui il caricatore si sta scaricando. Quindi ipotizziamo di rimanere a un terzo del caricatore, abbiamo ancora tipo una decina di colpi che saranno tutti potenziati. Ma è anche molto adatta per Flak, che nel momento in cui utilizza l'abilità sparizione fa colpo critico su tutta la parte del corpo, e se si riesce a concentrare questa miriade di colpi il danno è garantito. Con Mozza ancora non l'ho provata, e con Zane l'avete appena vista in azione.
Equipaggiamoci di una acida che è 8700x4, 7.45 di velocità e 30 colpi. Vediamo un pochettino come si comporta in mezzo alla marea di robot che ci sono qua. Sganciamo ovviamente. Vabbè, no, vediamolo così, senza nessun aiuto dei droni e via dicendo. Il danno che faccio è limitato, come vedete. Nonostante, però guardate, nonostante fosse aiutata lì da quel drone bastardello, l'abbiamo comunque fatto fuori. Adesso facciamo fuori anche lui. Ora fatemi provvedere un attimino prima di morire. Sì, ok, diciamo che come caos può ancora andare bene. Poi potenziamo un pochettino il nostro Zane e facciamolo lavorare per bene. Guardate, guardate, dobbiamo sempre metterlo molto vicino perché altrimenti la pistola diventa inefficace. Ma nel momento in cui è vicino... Ah, c'è il drone che lo sta curando, proteggendo. Guardate che strage. Il nostro unico lavoro è semplicemente quello di piazzarlo vicino ai nemici e poi quella pistola farà tutto il lavoro per noi. L'ha già fatto fuori. Aspetta che ti sposto. Ecco, l'unico lavoro che dobbiamo fare è fare avanti e indietro per piazzarlo, però siamo anche velocissimi. Oh, c'è il boss. Salve, boss. Come va? Vediamo quanto durano. Dov'è il mio... Ah, si sta focussando su lui che c'ha lo scudo, però guardate. Facciamoci fuori questo, va. Ok. Nonostante sia acida... Ah, aia. Aspetta che mi faccio fuori. Grazie. Facciamoci fuori sti bot qui, va. E non ho ancora finito. Vai, fai strage, questi sono tosti. Adesso rimane solamente lui che è umano. Questo scappa a sinistra e a destra. Vai giù, vai a morire, ti inacidiamo per bene. Te lo metto qua. Beh, direi che fa un ottimo lavoro. Nonostante il nostro clone non avesse l'arma adatta, comunque è fatto fuori facilmente il boss. In questo momento non avevamo nessuna mod e nessun manufatto che potenziasse la pistola, ma nonostante ciò ha fatto il suo porco lavoro. Guardate quante belle cosucce, non c'è niente. Io direi che possiamo passare alla seconda arma. La seconda arma che mi sento di consigliarvi è ancora una volta una pistola, in questo caso è questa, la Gargoyle, e anche questa fa parte del DLC-3. Bene, per ottenerla dobbiamo fare fuori questa specie di uomo volatile che ci dropperà appunto la Gargoyle. Sì, appunto, assomiglia a un Gargoyle. Io l'ho sempre solo vista in versione acida, quindi presumo che esista esclusivamente questa versione. Si tratta di una COV, quindi non ha caricatore, si interrompe appunto nel momento in cui supera una certa temperatura. Quella che ho trovato io che fa 4600 di danno per 3 colpi, ma ne consuma 4, quindi dobbiamo fare un pochettino attenzione al consumo delle munizioni. Cadenza di fuoco alta, quasi 10, precisione così così. Danno arma in questo caso c'è sempre un aumento che va da più o meno dal 60 fino al 130% a seconda di quello che troviamo. E i proiettili esplodono, quindi davvero molto interessante, guardate. E dopo un po' esplodono. Questa c'è anche uno zoom notevole, purtroppo. La visuale è schifosa perché con tutte queste macchie gialle e verdi non si vede più una mazza dove si spara, però è così. I proiettili sono sufficientemente veloci, non tantissimo, e tante volte sono seguite da quelle palline che sono esplosive, oltre ai proiettili che esplodono di sé.
Utilizzo solitamente quest'arma qui quando la light show purtroppo non è efficace, e non è efficace nel momento in cui l'obiettivo è molto veloce, quindi si può allontanare facilmente. Come abbiamo detto prima, da lontano non è efficace. In questo caso, quando è così il nemico, utilizzo quest'arma qui, la gargoyle. Diversamente, visto il consumo di munizioni, è consigliabile utilizzare la light show. Vi faccio vedere dove ci troviamo. Siamo nella penultima mappa, quindi Canyon Sole Rosso. Possiamo, per fare questo mini boss, possiamo spawnare nella sala di presentazione, quindi a metà della mappa, come vedete, e fare questo breve tragitto così per arrivare qui dove lo troveremo comodamente. Ovviamente anche tutti gli altri boss del DLC la droppano con abbastanza facilità. Allora, proviamo ora da distanza, senza dover andare vicino. Vediamo un pochettino Guardate chi l'effetto che c'è. fa. Quindi questo ci avvantaggia non poco, eh. Però guardate, quelle granate che cadono, tante volte non raggiungono l'obiettivo, però nonostante ciò, guardate che danno. Non è Idea alla mano, efficace come Kane, la ti Light invito Show, con me. però il nostro clone, o comunque noi, ci possiamo tenere a distanza di sicurezza e farli fuori abbastanza facilmente. Vi ricordo che ancora non ho modificato le mod, né tantomeno il manufatto, che non va a potenziare la pistola, quindi con degli adatti manufatti potremo spingerla molto molto di più. Dov'è sto uccellino? Vi è qua. È andato nei cespugli. Vediamo un pochettino. E beh, guardate che roba. Guardate. Granata, via, 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 via. Guardate che roba. Aspettiamo adesso che rispawni il clone. Facciamo fuori quel bastardino lì. Come vedete, i proiettili non sono velocissimi, quindi si fatica a raggiungere bersagli piccoli e molto distanti. Bene, tiriamo fuori l'armamentario e vai, clone, fai strage. Si può danneggiare, eh? Essendo che esplodono i proiettili, se esplodono vicino al clone o a noi stessi, ovviamente ci ammazzano. Infatti, guardate quanta vita gli ha tolto. Questo è un aspetto che dobbiamo tenere a mente. Ad esempio, con la light show questo problema non esiste. Guarda che Mamma mia, che fine hai strage! Avete visto che fatto. botta? Guarda che botta! Guarda che botta! Facciamoci fuori. Ecco qua, che roba! È devastante comunque. Poi lui, il nostro clone, non consuma munizioni, quindi tutto sommato quelle tre munizioni che vengono consumate a colpo, tutto sommato ce ne frega poco. Bravo, fai pulizia, che questi sono tosti, to ti do una mano, va. Vabbè, ha fatto quasi da solo. Ops, io ero senza muni? Ma dai. Vabbè, lasciamo fare a lui, va. Bravo. Aspetta, fammi fuori prima questo, va, posizioniamolo. È fissato con il boss, no? Mi devi fare fuori altro. Vabbè, fai come vuoi. Guardate, guardate come vanno giù. Dov'è il boss che si imbosca? Toh. Va giù, eh. Va giù tanto velocemente. Madonna, quanto scappa sto boss, è una roba assurda. Bene, abbiamo testato la buona efficacia di questa pistoletta qui. Abbiamo visto un po' i pregi e i difetti. Come ultima arma che vi voglio proporre è un fucile da cecchino, ma non è questo, perché questo qui non mi ispira tantissimo. È un fucile da cecchino che spara una buona raffica di munizioni, quelle che ti ciucciano tutte le munizioni e te le finiscono come niente. Motivo per cui non lo utilizzo tanto, ma il fucile che voglio farvi vedere io è questo qui. Il Complex Route, molto molto interessante. Ci troviamo in Asphalt Peaks e dobbiamo andare, vediamo un pochettino se mi ricordo a memoria. Dovrebbe essere in questa zona qui, come vedete. Dobbiamo partire dallo spawn principale, o se vogliamo possiamo partire dallo spawn secondario e tornare indietro. Non so se si può, onestamente. Bene, siamo arrivati, guardate, ci troviamo in questo punto qui. Qui c'è il respawn e dobbiamo farci di fatto tutto questo giro qua. Qua ci sono un po' di nemici, quindi bisogna passare velocemente. E poi qua si trova il mini boss. Si potrebbe in qualche modo forse passare anche su per di qua. Non ci si può arrampicare, ahimè. Forse con un lanciarazzi, le granate, forse si riesce, non lo so.
Diciamo che l'invito a tentare c'è. Però noi famo se il giro, va. Qua c'è anche un bel gabinetto da raccogliere. Prontezza di spirito per catturare l'anima. È l'assassina E di dovrebbe Tomoko. essere qua in mezzo una di Pare che sia riuscita a queste. sparire nel mondo. Comunque, noi facciamo piazza pulita. Non in senso letterale. Ti ammazzo. Eccola qua, era lei. No. Questa? Assaggia Sì, forse questa, eh. Eccola qua. Vediamo, vediamo. Ed sono eccolo qua che serviti ce l'ha bene anche droppato. In contro questo di te. caso, doppio elemento congelo e elettrica. Poi sto registrando mentre in agosto c'è l'evento drop aumentato, quindi forse anche per questo che ce la droppa così facilmente. Quello che abbiamo noi è un pochettino più potente, è un fucile da cecchino e un Maliwan, quindi di conseguenza c'ha quel lag di caricamento nel momento in cui clicchiamo e poi viene effettivamente sparato il colpo. Il tuo cervello è un computer creativo, davvero molto creativo questo fucile. Danno 13.000, abbastanza interessante, ma non è alto. Sappiamo che ci sono fucili da cecchino che fanno oltre 20.000. Precisione 94, maneggevolezza così così. Tempo di ricarica un po' lunghetta, 3 secondi. Cadenza di fuoco altina, no, direi alta, 8.69. Capienza caricatore 6. Poi abbiamo sempre un più danno arma di un qualcosina. Ogni colpo, in questo caso guardate la consacrazione, questa è una buona consacrazione. Ogni colpo consecutivo incrementa i danni arma dell'1%. Ne abbiamo diverse, abbiamo la consacrazione che ci dà 200% di danno mentre è attivo, per esempio, la nostra abilità, e con Zane sarebbe perfetta anche con un Flak. Ma per questa tipologia di fucile, questa consacrazione secondo me è tra le migliori e vi faccio vedere il perché. Guardate, proviamo a sparare un colpo. Caricamento. Guardate il proiettile in quanti altri proiettili si splitta. Praticamente colpisce l'obiettivo e come delle zanzare gira attorno all'obiettivo, fa addirittura altri colpi critici. Motivo per cui in pochi secondi colpirà molte volte il nostro nemico, facendo aumentare anche il danno dell'1% per ogni hit che si fa. Io direi ritorniamo nella nostra solita mappa e proviamolo, testiamolo. Bene, in questo caso abbiamo la mod e il manufatto che ci va a potenziare. Devo riavviare. Stavo dicendo, abbiamo la mod e il manufatto che ci potenzia il fucile da cecchino. Niente colpo critico, purtroppo. Come vedete, abbiamo un danno fucile cecchino 21% e danno fucile da cecchino 37%. Ora non ho l'altro tra le mani, o forse sì, questo qui. Questo radioattivo in questo caso forse sarebbe anche più efficace. Però usiamolo così lo stesso. Vai, Fuoco a zanzara. volontà, piccolo! Clone, fallo fuori. Guardate i proiettili come continuano a girare attorno e fanno danno. Guardate che roba. 1 milione ho visto anche 1 milione. Dura la vita, eh? Abbiamo fatto fuori molto facilmente, essendo un cecchino, possiamo mettere il nostro clone o noi stessi in maniera molto distanziata dai nemici per essere i più protetti possibili. Poi un flak ci va a nozze perché comunque anche potenziamenti per il colpo critico, potenziamenti per colpire a distanza, potenziamenti per i nemici che non lo stanno bersagliando. Quindi con flak questo fa decisamente molto male. Ovviamente consumiamo tante munizioni, essendo un cecchino le munizioni che abbiamo sono limitate, circa 200, invece con il nostro clone possiamo farlo sparare a manetta. Bene, 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 andiamo dai nostri cari bot nemici, belli in metallo, e vediamo di fare le nostre stragi. Ce lo mettiamo bello distante, così è anche maggiormente al sicuro. Vai, divertiti. Vai, clone. O che sta aspettando? Ma, porcaccia. Cioè, lui ti spara e tu non spari. Aspetta, mettiamolo qua un pochettino più indietro. Guardate le stragi! Guardate le stragi! È fantastico! La tua E strada anche finisce qua. quando i nemici hanno quel piccolo drone che li protegge, che li rende invulnerabili, queste munizioni Ti che avvolgono il ammazzo! nemico un po' come una nuvola, come uno sciame di proiettili, vanno anche a danneggiare quel drone. Quindi guardate, l'ho appena fatto. E quindi è colpibile, diciamo, diventa nuovamente danneggiabile senza che dobbiamo supportare noi il clone. Fantastico! Qua c'è un altro, guardate le stragi. Guardate le stragi.
E senza fare niente abbiamo veramente ripulito la zona. Allora giù c'è un altro, tu vieni qua. Faccio vedere cos'è che stai facendo, che a noi piace vedere. Ah, adesso non riesce a beccare quel drone lì perché è molto distante. Vediamo se lo becca. Dai che adesso lo becca. Ah, ci pensa Zanzara. Strale, un milione, ho visto anche il milione. Fantastico. Fammi fare fuori anche questo. Dov'è? Guardate lì i numerazzi. Già morto? Sì. Boss, vai. Vediamo quanto ci sta a fare fuori il boss. Prendo conto che è un'arma acida. Purtroppo è scaduto. Però ritorna già, c'è già. Vai Zanzara. Mettiamoci un attimo distanti qua. Ah, il boss l'ha già ucciso, non me ne sono neanche accorto. Vediamo di farci fuori questi. Che meraviglia, guardate che meraviglia. Adesso c'è il drone, vediamo se riesce a far fuori anche il drone, sì. Un pochettino l'ha ferito, l'ha fatto fuori. Ma forse la zanzara è stata. Però grandissima figata, il nostro clone, tranquillo, sicuro, distante, riesce a farti fuori quasi tutti nella mappa. E noi raccogliamo felicemente il nostro bottino. La prima volta che l'ho vista mi è sembrata un po' una cacata di arma, perché tutti sti cecchini che fanno cose strane solitamente non mi piacciono. Poi quando ho visto quell'1% lì, beh, mi è balenata subito l'idea di tutti quei proiettili che girano, che si avvolgono sul nemico come una nuvola, e effettivamente è davvero tanta roba. C'è poi un artefatto che verrà dato nel DLC dei gay alla fine proprio della storia, che ha praticamente, se non sbaglio, io devo ancora impossessarmene, che ha, se non sbaglio, la stessa caratteristica di questa consacrazione. Dovrebbe dare 1% di danno per ogni colpo che viene messo a segno, quindi andrebbe a sommarsi a questa consacrazione, e secondo me un'arma così diventa veramente pazzesca. Ma anche la Light Show fa più o meno la stessa cosa, produce davvero tantissimi proiettili che, se vanno a segno, in un attimo ti tirano su quella percentuale facilmente. C'è anche da tenere presente che se il proiettile va a vuoto si azzera. Bene cari figlioli, io vi ho fatto vedere un po' quelle che secondo me sono le migliori armi non solo del terzo DLC ma anche del secondo, perché in questo DLC qua di Moxie onestamente non ho trovato nessun'arma così che si è fatta notare, mentre il DLC 2, quello dei gay, che me lo sono trovato in regalo, lo sto giocando e sono più o meno a metà storia e ancora non ho trovato niente di interessante. Poi qualora trovassi qualcosa di interessante ve lo faccio sapere. Spero che il video vi sia piaciuto, se così mi raccomando lasciate un bel like e noi ci vediamo prestissimo, altro video, ciao a tutti!